Benvenuti amici di smartworld.it, questo bel portatile, quantomeno bello nelle dimensioni, ma in fondo un po' anche nell'aspetto, si chiama Acer Aspire 7. È un nuovo dispositivo della linea Aspire di Acer che punta secondo me all'utenza domestica, proprio nel senso familiare, perché è veramente il prototipo del desktop replacement che non nega in realtà anche di avere delle vocazioni di portabilità, che però sono limitate da un unico grande difetto. Allora, questo Acer Aspire 7 secondo me si presenta piuttosto bene alla vista, proprio al colpo d'occhio se vogliamo, con la sua scocca in questa finitura spazzolata che tutto sommato non sarà certo originale ma è comunque abbastanza elegante, scocca che comunque trattiene veramente un sacco di impronte e andandolo a toccare con mano ci si accorge subito che poi i materiali impiegati da Acer non sono certo un granché dal punto di vista della qualità. Si possono presentare infatti un po' di scricchioli sia nello stringere la scocca che nella parte relativa al monitor e insomma in generale si capisce che dal punto di vista costruttivo Acer non ha fatto un grandissimo sforzo. Nonostante questo comunque è lodevole il fatto che lungo i fianchi del portatile, che comunque non sono nemmeno particolarmente spessi, trovi lo spazio un po' tutte le porte di cui avete bisogno, dalle USB, anche se purtroppo ce n'è soltanto una 3.0, le altre sono 2.0, Type-C, HDMI, abbiamo anche un lettore di scheda SD full size, la porta Ethernet, il jack audio, insomma c'è un po' tutto ciò che occorre. Ed in basso, proprio sotto al portatile stesso, abbiamo due sportellini facilmente accessibili rimuovendo un paio di viti per l'espansione di memoria, sia dal punto di vista dello storage che della memoria RAM. Quindi insomma nel complesso è un dispositivo che non punterà magari troppo sui materiali e sull'estetica, quanto piuttosto sulla sostanza. La sua scheda tecnica infatti da computer di fascia piuttosto alta, abbiamo un Intel Core i7-7700HQ accoppiato con 16 GB di memoria DDR4, 256 GB di SSD e 1 TB di hard disk per tutto lo storage di cui potete avere bisogno. Ed in più abbiamo anche una scheda Nvidia GTX 1050T con 4 GB di video RAM dedicati. Insomma, si tratta di un PC che dal punto di vista delle prestazioni non delude, anche perché con un hardware del genere era davvero difficile che potesse deludere, anche se ci sono dei ma che vale la pena sottolineare per capire bene secondo me qual è il target di utente ideale per questo tipo di notebook. L'ho in realtà già detto prima, stavo parlando delle famiglie, ma in realtà se vogliamo anche l'ufficio, che cosa hanno in comune queste due realtà di utilizzo? Il fatto di essere comunque sempre vicini ad una presa di corrente, perché il primo e forse il più grande problema di questo Aspire 7 è relativo all'autonomia. Autonomia piuttosto scarsa che in un utilizzo tutto sommato blando, fatto di navigazione e poco altro, porterete a casa all'incirca 3 ore e mezzo di autonomia complessiva, mentre invece stressandolo di più 2 ore e mezzo, 2 a seconda dell'utilizzo, che sono davvero molto molto poche, anche considerando la batteria in dotazione che è da soli 48 wattora. Ho l'impressione che ci sia appunto un dispendio energetico piuttosto costante e tutto sommato anche eccessivo, appunto, dovuto al fatto anche che le ventole sono quasi sempre presenti anche nelle condizioni di idle, in particolar modo nei momenti in cui utilizzate il notebook collegato alla corrente. A questo proposito devo osservare una cosa relativa all'alimentatore fornito in dotazione, che se starete usando tutta la potenza di questo Aspire 7, ovvero in pratica se state giocando, l'alimentatore non è sufficiente a ricaricare il notebook, mantiene la carica praticamente costante ma non la fa aumentare. Ed anche stando col sistema acceso ma in idle, ovvero praticamente a riposo senza che voi nemmeno lo tocchiate, la ricarica avviene in maniera molto molto lenta. Ci vogliono circa 4 ore per arrivare da 0 a 100 col PC acceso, ce ne vogliono circa la metà col PC spento. Questo proprio per testimoniare questo battery drain piuttosto costante. Lo si vede poi anche nei grafici delle temperature che schizzano su, devo dire, piuttosto facilmente. Sui corsi superano i 90 gradi in molti scenari di utilizzo ed il throttling nei momenti veramente di carico più estremo, in particolar modo durante i benchmark, si può effettivamente verificare. Non è un throttling estremo, non c'è un decadimento eccessivo delle prestazioni. Io ho giocato veramente per ore continuate ad Overwatch e ad altri titoli moderni e soprattutto esigenti che stressavano abbondantemente il sistema e non ho mai avuto problemi di frame rate, anzi a Overwatch tranquillamente sui 60-70 frame al secondo, anche nei momenti un pochino più concitati. Insomma, dal punto di vista delle prestazioni tutto sommato ci siamo, però si capisce
che a livello di ottimizzazione generale, a livello di gestione delle temperature, Acer poteva fare qualcosa di più. Ed è un po' l'impressione generale che vi dicevo anche prima, cioè che Acer abbia puntato più alla sostanza, più alla scheda tecnica, piuttosto che, diciamo, alla confezione in sé. Alla fin fine sono caratteristiche da portatile gaming inserite in una scocca che non è certo gaming e che non ha magari tutte quelle attenzioni al dissipamento di calore, alla gestione delle temperature che potrebbe invece avere un portatile dedicato al gioco. Buono lo schermo, un IPS 15,6 pollici, Full HD, anche questo davvero fa pensare ai portatili gaming, proprio il fatto che non si sia voluto spingere un pochino più in là con la risoluzione. I colori non è che siano il massimo, non ci sono dei contrasti troppo forti, in generale sono un pochino spenti, vanno infatti benissimo più che per la visione dei film, per navigare in internet e appunto per giocare. Ripeto, dal punto di vista ludico, questa è una macchina che secondo me sa regalare veramente tante soddisfazioni, quasi al livello di un portatile gaming propriamente detto, ma costa effettivamente anche abbastanza di meno rispetto a quelli di pari fascia con appunto questo hardware o comunque con un hardware simile. Non vi ho detto nulla riguardo alla parte di tastiera e touchpad che devo dire mi hanno piacevolmente stupito, sono di livello medio-alto tutto sommato a entrambi, la tastiera è abbastanza rigida devo dire, come unico difetto forse è quello di non avere un feedback troppo pronunciato alla pressione dei tasti, però comunque non flettono alla pressione, sono appunto come dicevo poco fa piuttosto rigidi e c'è anche una buona retroilluminazione per quanto sia regolabile soltanto sul livello on-off. Purtroppo, e qui insomma lo dico in maniera piuttosto soggettiva, c'è un tastierino numerico che rosicchia un po' di spazio alla tastiera che avrebbe potuto essere un pochino più ampia se non ci fosse stato il tastierino numerico. D'altronde, visto che lo spazio a disposizione c'era, qualcuno magari farà piacere la sua presenza. Buono il touchpad che include anche un lettore di impronte digitali, compatibile ovviamente con Windows Hello, velocissimo. Il touchpad utilizza il driver di precisione di Windows, quindi è compatibile con tutte le gesture che vengono correttamente riconosciute, anche quelle con quattro dita, insomma. L'unica lamentela che posso fare al suo riguardo è che poteva essere un pochino più ampio e un pochino più scorrevole, non è il touchpad in vetro di un MacBook per capirsi, ma comunque su un portatile di questa fascia devo dire che mi hanno stupito sia tastiera che touchpad per appunto le loro caratteristiche tutto sommato di buon livello. Ho accennato prima al prezzo, al momento si trova all'incirca sui 1200 euro sia nei negozi consigliati da Acer sul suo store ufficiale che su Amazon, che comunque tramite Marketplace lo propone addirittura a meno di 1100 euro, quindi è una cifra tutto sommato, capirete, piuttosto aggressiva, che secondo me va a collocare questo Acer Aspire 7 proprio nella categoria dei desktop replacement o comunque i portatili da utilizzare prevalentemente se collegati alla corrente. In questo caso avrete appunto prestazioni da vendere, magari anche il discorso del dispendio energetico, delle temperature ve ne potrete un attimino infischiare di più, non essendo comunque alimentato a batteria e non essendo appunto una criticità il fatto di dover avere più durata della batteria, e quindi in linea di massima, con tutto lo spazio che ha a disposizione, può andare bene sia per l'utilizzo di casa, magari con multi utenze, un po' per tutta la famiglia, ma anche in quello da ufficio, esattamente per le stesse motivazioni che ho appena elencato. Trovate comunque, come sempre, qualche altra considerazione nella recensione completa che abbiamo pubblicato su smartworld.it. E io vi ricordo, come ogni volta, se ci state seguendo da YouTube, che qui sotto c'è il link per iscriversi al canale e mi raccomando anche di attivare le notifiche, almeno saprete quando pubblicheremo un nuovo video. Un saluto e alla prossima!